Un partito sempre più a trazione meridionale, la Lega di Salvini continua a guadagnare consenso in Puglia proponendosi come anima trascinatrice della coalizione di centrodestra anche per i prossimi appuntamenti elettorali. A Trinitapoli l'inaugurazione della nuova sede del partito in Viale Vittorio Veneto è l'occasione per ufficializzare il passaggio di 3 consiglieri comunali di maggioranza nelle fila della Lega. Ludovico Peschechera, Cesare Tiritiello e Mino Albore, quest'ultimo anche consigliere provinciale, portano a compimento un percorso politico iniziato 2 anni prima, quando il partito di Salvini non era ancora al governo e viaggiava su percentuali ben più ridotte di quelle attuali. Non siamo saliti su un carro di vincenti quando ormai avevamo intravisto delle potenzialità nel partito, nel momento in cui avevamo capito che non era più un movimento ma un partito che era vicino ai cittadini, e per questo avevamo sposato già questo progetto 2 anni fa. Anche le istanze del Sud, dicono a Trinitapoli, trovano finalmente accoglimento nel programma politico della Lega di Salvini. Un partito vicino ai cittadini che ha tenuto fede al suo programma elettorale, che il ministro Salvini insomma ha ridotto quel divario che inizialmente c'era tra Nord e Sud, e ha detto che l'Italia è unita, e quindi il progetto politico è un progetto politico valido sia per il Nord che per il Sud. La crescita della Lega in Puglia, spiega il coordinatore regionale Andrea Caroppo, si deve al lavoro di una classe dirigente preparata e molto attiva sui territori. In merito dell'ottimo lavoro che si sta facendo sul livello provinciale da parte del segretario Campana, e anche l'individuazione di figure capaci, di amministratori apprezzati e con consenso ma anche con qualità e capacità amministrativa, che oggi accogliamo contenti e felici di un'amministrazione di centrodestra dopo decenni in cui il comune è stato amministrato da una cappa rossa. Finalmente abbiamo possibilità di guidarlo, di amministrarlo, e va preservato e conservato, e siamo felici che la Lega sia rappresentata ufficialmente in Consiglio Comunale. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Francesco Di Feo per un'amministrazione oggi rappresentativa di tutte le principali forze politiche del centrodestra. Questo ingresso ufficiale all'interno dell'amministrazione di 3 consiglieri comunali, anche da parte della Lega di Salvini, fa sì che ricompone ancora una volta un quadro dove tutti i partiti afferenti all'arco del centrodestra sono all'interno della maggioranza, pronti alle sfide del futuro e per combattere anche le politiche demagogiche della sinistra e di quei traditori che sono rimasti affascinati da una politica ormai defunta che è quella della sinistra.